Buonasera, ma. Brasil, buonasera. Oh, scusa, sì, ti avevo messo in mezzo. Purtroppo, come sapete, ci hanno bloccato le dirette. Fantra indegneto. Mi hanno messo la richiesta perché da qua non mi comandava. Scrivilo completo. Dimmi un po' le lettere, parte 17-27. 1727 Word. Vabbè, tanto io manna la gente, non ti preoccupa. Mandategli in diretta, mandategli cose a Gero che stiamo in diretta, va. Dai, chiamo. Lo so, ma no. Ha trovato? Non lo trovo. Guarda con l'altro telefono. Ecco, da scritto il pischello. 1727 World Star. Ecco. Tanto fa forma al pubblico. Mi trovi il fanpage, mi trovo. No, no, quello lì ha scritto World Star. Come cazzo si scrive? Non lo so, se dica la verità. Vabbè, tanto ci stanno a guardare, mo' da aggiungere l'un, non Perché non me lo trovo proprio, ho scritto completo, ma non me lo trovo, eh. Mi trova video meme in una fanpage. ti preoccupa. Facciamo l'appello al piccolo bufu, ci devi fare la richiesta, fratelli, perché sennò non te trova. Amore, vieni qua. Ho capito. Sta là. Riesce a invitare? Si chiama, io che cazzo ne so, di invito a te, oh. Si chiama 1727 WR. Ho invitato, non me lo trovo, non me lo trovo. E allora deve fare richiesta a lui, fratelli. Non so perché può darsi che non mi segue. Però c'ho il profilo aperto. Che c'entra? Non c'entra un cazzo, Ha no. fatto giù. Già tu muoio se il tuo contatto al limite. Oh, al limite usciamo e rientriamo, che te lo dico? Io esco un attimo. Da. Ammazzo, ho trovato mo. Brasile, ho trovato mo, se sta a guardare la diretta rientra. Buonasera a tutti ragazzi, eh. Un attimo solo.
Ma chi è? È il brasiliano. Bello. Oh, bello, fra. Che dici? Ma non mi faceva collegare. Perché non ti riuscivo a trovare. Erano due che facevo entra, ma faceva non ti riuscivo a trovare. Ma dove sta quell'altro? Ecco, lo son video. Mamma mia. Mamma mia. No. Ecco, siamo vicini proprio, ma noi di questo non domani hanno messo. Allora, posso dire la prima cosa della serata? Allora, ti dico la verità, rivederti dopo tutti questi mesi mi fa un po' di emozione. Però ti dico che secondo me tu sei un testa di cazzo, un talento sprecato, e la cortesia, la prima cortesia che mi devi fare stasera è solo una, cioè devi dire che tu hai sbagliato a fare quello che hai fatto. Intanto dimmi questo, poi dopo iniziamo, vai. Ma chi sei, il giudice te? Fammi capire. No, io non sono il giudice, perché sicuramente ci seguiranno moltissimi bambini. E il messaggio... Vabbè, ma io lo devo dire. Io lo dico. Vabbè, ma tu chi sei? Ma tu chi sei? Una persona che non l'ha mai fatto. Giura un po' che non l'ha mai fatto. Io non l'ho mai fatto. Ma qui... Dimmi. Senti. Lascia perdere. È una questione proprio... In Italia c'è stato pure il delitto d'onore fino a qualche anno fa, quindi tu mi stai a dire, tu che c'hai 42 anni, tu mi stai dicendo che tu in 42 anni non hai mai messo una mano addosso a una donna. Sì, ma quello che io ti voglio dire, anche se fosse il messaggio che dobbiamo far passare, non è che se la donna ti fa arrabbiare gli ti può dare il telefono. Va bene, il messaggio... Messaggio che facciamo passare, che le donne non si tocchino. Punto e basta, cioè, fammi la cortesia. E donne, c'ha ragione, se le donne, bravo, c'ha ragione. Le donne non si toccano, donne. Perfetto. Adesso poi di quello tutte le cazzate che ti pare. Tanto solo cazzate, dice Arge. Ma no, ma te che ci avete da dire? Ha detto che chi è? Che mi hanno rubato i conti, mi hanno rubato che è? Rubato i vestiti. Ma se storie, tu dove le hai sentite? Che cosa? Che mi hanno rubato i conti, la mia famiglia mi ha preso i soldi. Quando, mio caro, quando tu sei entrato lì dentro, il brasiliano insieme ad Alicetta mia, diciamo che in qualche modo ci siamo presi cura della tua ex ragazza. E ma diciamo che parlava... Che cosa? Ma dentro prendi cura manco di te stesso, devo prendere cura dell'altri. Ma ti dico la verità, ma io da uomo... se avessi avuto un cane riusciresti a prendere cura di qualcuno. Invece tu, invece te che facevi? Ai cani tua calegati che fascette. O io dice alla gente. Io dice alla gente che la segregati di fuori al balcone e gli facevi scimmatiela la gente. Che tu puoi far puricano che ha legati chi è fascette, diela la gente. I legati chi fascette. Ma giù, ma giù che le greghi fascette. E c'è giuro che ha legati chi fascette, e il brasiliano lo sa, fratelli, e il brasiliano. Ma, tu? Oh. Ma chi è il brasiliano? Oh, tu puoi incantarti, tu puoi incantare gli sciocchi come te, a me non mette culi, al brasiliano non mette, io so vita, morte e miracoli, ricordate che sto mettendo poi pure questo vedremo, non ti preoccupare, poi un po' che c'è da dire, dimmi che c'è da dire. Ma non è che ti sto sentenziando, io voglio far capire alla gente quanto sei un deficiente, io non ti voglio sentenziare, Argento ho scoperto io, non te conoscevo manco tuo padre e tua madre, io soltanto quello che gli voglio far capire alle persone, quanto sei irriconoscente alla vita, perché ridi su sto cazzo, ridi. Perché tu sei riconoscente alla vita, perché tu eri ricco, eri famoso e tu hai sputato sul piatto dove hai mangiato. C'è poco da ridere, stupido. Io ho sputato nel piatto dove ho mangiato. Tu hai sputato sul piatto perché tu andavi a lavare i cessi. Tu sei diventato ricco e famoso anche grazie a me. Perciò tu a questo mondo gli hai sputato in faccia. Brutto stupido, capito? Ma io ti piscio un culo. A me mi pisci il culo, ma noi di qua, ma tu sei, tu lo vedi quanto sei stupido, Argero? Tu purtroppo non crescerai mai. Avevo puntato su di te. Io mi sono schierato su di te. Tu hai puntato il dito su di te. Io stavo in galera. Manco una lettera mai mandato.
Hai fatto le dirette contro di ma me perché senza sapere niente. Tu sapevi la storia. Ma vera, perché tu sapevi la lettera. Te la meritavi la lettera. Tu sei soltanto che una bandiera. Tu sei una persona che ha sfruttato il momento che io stavo in carcere solo per puntarmi il dito, accusarmi e far credere alla gente che voi siete le vittime. Ma io ti ho voluto bene. Io, brutto infame, che non sei altro. Un ma ragazzo... voluto bene. In 10 mesi non mi è arrivata una lettera e tu c'hai il coraggio. Ma te lo di dire, credo. Ma oh, mi fa parlare a me. Ma se secondo me tu hai fatto un gesto. Che... A parlare. Se secondo me tu ti hanno bevuto e secondo me tu hai fatto un gesto che hai sbagliato, perché ti devo mandare le lettere? Io se tu avessi fatto qualsiasi tipo di reato, io ero più contento. Ovviamente non si fanno i reati, eh. Bravo, però tu hai se tu avessi fatto reato qualsiasi che... tipo di reato. A me il reato sta da parte, perché io conosco Massimiliano per quello che è. Io una lettera ce la mannavo per dire, oh, te sto vicino. E soprattutto te, che il carcere l'hai vissuto prima di me, tu sai cos'è. E sai benissimo che una lettera t'avrebbe fatto bene. Io ce l'avevo con te, non ti posso mandare le lettere. Perché io non l'ho con te, io non te posso mandare le lettere. Per me hai fatto una cosa inconcepibile. Per me hai fatto una cosa inconcepibile. E ti ripeto, vogliamo far passare il messaggio che quando uno discute può partire una spintarella, può partire quello che ti pare. Quello che gli ha fatto te, no, Arge. Quello che ha fatto te, no. Che gli ho fatto, dai. Gli ha dato due bastonate. Gli ha dato due bastonate. Beh, dimmi, poi, dai, continuo. Dimmi tutto quello che sai, la verità però, la verità, dimmi. Io la verità la so, So che tu ti sei alzato nell'arco della notte, ti è partita la brocca, e gli ha dato due bastonate, punto e basta. Poi quello ma che è successo è quello che ti è stato raccontato, perché tu no, è quello che ho visto, quello che hanno visto i miei occhi, perché si è fatta le foto quando si è fatta le quello che ha visto il tuo occhio, prima cosa ce n'hai quello che ha visto il mio occhio via per culo, via per e dove stavi qua dentro, tu stavi dove stavo? Qua dentro tu stavi per dire che il tuo occhio ha visto questo. Qua dentro tu stavi. Ma perché devo far parlare? Io so tutto quello che succedeva. Siccome tu sei uno psicopatico mentale e hai messo tutte delle camere H24 dentro casa tua, io ho visto tutto, so tutto di te. Vuoi che dico tutto quello che so? Vuoi che ti ma dico per che... me, ma sfogati, ma magari tu lo dici. Lo sai io che mi... cosa ottieni vuoi da me? Ottieni il silenzio che... perché sai che c'è per me, tu sei un collaboratore e stai cercando di tirare fuori da me quello che io poi andrò a dire in tribunale, perché io fino a prova contraria per il reato che mi ha fatto arrestare, io sono stato anche scarcerato, quindi tutte queste prove che tu stai a dire che il tuo occhio ha visto, che lei ha detto, che lei ha fatto, che lei ha subito, che le telecamere, io sono stato chiuso dentro casa, a me è stata tolta la possibilità di andare anche in palestra ad allenarmi per gelosia. A me ho preso il cellulare e mi veniva controllato WhatsApp perché era gelosa che parlavo con altre donne. Le cose che lei ha raccontato che io facevo a lei, era lei che le faceva a me. E quante volte lei ha messo le mani addosso a me perché io l'ho tradita? E tu questo allora, lo guarda, sai? No, non riguardo. Lo sai. Non lo ascolta, sai, tu stai parlando a Bambera. No, io non parlo mai a Bambera, se no manca la diretta facevo. Io ho letto tutto. Ho letto tutto quello che era da leggere. Allora io ti dico che anche le mani una donna su un uomo non le può mettere. Io sono contro. Tu dici detto da te brasiliano è paradossale che sei contro la violenza. Io sono contro la violenza domestica, cioè quella dentro casa, poi fuori faccio quello che cazzo mi pare a me. Lo capisci quello che ti voglio dire io? Io sono allora, contro. Il messaggio da lanciare ovviamente è quello, ma la mia vita e quello che io ho vissuto dentro casa, al di fuori delle telecamere, lo so io qual era. Lo so io perché ho reagito così. Quindi a me non mi puoi giudicare per sì, una cosa che tu non sai. Tanto. Io non dico... dietro una bella faccia, ci stavano cose brutte che io ho dovuto subì perché io le dirette che voi avete fatto quando io stavo dentro io me le sono viste tutte, sai che c'è? Ho visto Agero. Pure che la gente sapeva più di te, ma la gente, ma è normale, è ovvio, chi ti segue purtroppo ci abbiamo questo potere che quando la gente ti segue offuscano, ma questo potere di chi? Ma che a me mi vuoi dire un picchiatore abituale delle donne? Tu mi vuoi dire
tu mi vuoi dire che io in 25 anni, io in 25 anni che ho avuto le donne e ne ho avute tante, io non ho mai avuto nessun tipo di problema, non ho mai alzato le mani. Allora tu mi vuoi dire che all'improvviso io sono diventato un picchiatore di donne? Oh, e lei ha subito tutte quelle cose, così. A parlare. La gente si è fatto offuscare la nebbia. Allora, la gente ha visto benissimo che io ho preso. Fammi parlare però. La gente ha visto questo e la verità è questa, che io ho preso dalla strada una persona che ha avuto un determinato passato. Ho cercato di eliminare il suo passato. Però allora c'avevi il diritto di menaglie. Quando sono finito in galera. C'avevi il diritto di menaglie. C'avevi il diritto alle menaglie, aperto le merda. Mi sono messo i problemi di un'altra persona sulle mie spalle. Il diritto di menaglie. Familiari di altre persone sulle mie spalle. Mi c'avevi il diritto alle menaglie. Bacca e vuoi sulle spalle mie. C'avevi il diritto alle menaglie. Che cosa? C'avevi il diritto alle menaglie, quindi. Mi sono rotto il cazzo e ho sbroccato. Quel giorno io dovevo alzare la cornetta, chiamare le forze dell'ordine e dire basta, c'è un'intrusa dentro casa, me la dovete portare via. Questo che te dicevo, quando stavamo al telefono, questo io mi sono rotto il cazzo. Perché che ogni giorno, ogni settimana io gli mandavo i soldi. 5.000 euro al mese, la facevo lavorare con me, la facevo sta bene, gli compravo gli anelli, tutti sanno tutto. Stai parlando solo di te, ti sto dicendo. Parla te. Questo scemo che ti diceva, Agè, non è la donna che fa per te, Agè, questa un giorno ti fa partire la brocca, te lo dicevo o no? Ma io che te devo dire, che c'ha ragione, perché ha ragione, ce l'hanno i testi. Ma io non ci voglio avere ragione. Io siccome ti volevo bene, ti davo un consiglio, ti dicevo questa non fa per te donna. Perché prima o poi, perché vuoi che per il lavoro che ha fatto, vuoi che c'ha un carattere diverso da te, questa un giorno ti farà sbroccare. C'aveva ragione il brasiliano, Agè? Io sono sbroccato, però sai che io ho sbroccato, è vero. Però sai che c'è? Che io quando stavo in galera, a me mi hanno preso i soldi, a me qua dentro casa mia è stata sciacallata dalla A alla Z, mi sorella è rimasta senza vestiti, io sono rimasto là dentro senza soldi. Tu lo sai, i tuoi occhi c'hanno il prosciutto davanti, tu lo sai chi ti ha preso i soldi, tu lo sai c'è là dentro casa chi ti ha preso i soldi, chi ha... Sta buona, c'è, tu lo sai meglio di me. I tuoi occhi sono offuscati dalla rabbia e dall'odio. Ma che vuol dire che tuo padre, quando hanno chiamato le guardie, gli ha detto all'ex tua, gli ha detto io sono arrabbiata, chi ha chiamato le forze dell'ordine? E invece manca solo che ne chiamavano le forze dell'ordine. Ci manca solo che uno... Ma se l'ha chiamati lei? Ma lei chi? Lei chi? Ha mandato un messaggio alla madre e gli ha detto mamma. È apposta, tua madre era arrabbiata che avevano chiamato le forze dell'ordine e ti avevano fatto arrestare l'anima dell'immortale tua e di chi te sta intorno. Ha capito che te voglio dire? Manca solo che ne chiamavano. Ha capito? A me dell'opinione che c'hai te, a me poco mi riguarda e poco me ne frega, ti dico la verità, io sono totalmente indifferente a quello che mi stai a dire te, tanto che io sono qui, sono stato scarcerato, c'è un giudice che ha visto tutte le prove che la signorina che tu stai difendendo ha depositato, ha visto tutte le prove che la procura ha cercato contro di me e solo contro di me, perché la procura sto mi sta 10 mesi là dentro, ha lavorato solo che contro di me. Quella se ci avesse ma tu lo sai che c'è stata una ritrattazione della denuncia che lei ha fatto contro di me, tu lo sai che lei ha firmato una diffida, ha firmato una ritrattazione, ha firmato che lei era cosciente di quello che stava firmando davanti a un avvocato dicendo che lei ha dichiarato il falso in una denuncia e che ha dichiarato il falso nel programma tanto che ha firmato una diffida al programma per non far andare in onda il programma poiché dichiarava il falso. Quando una donna ha subito violenza, ha subito percosse, una donna che sta da sola a livello mentale, e tu ci ridi su sto cazzo. Qua l'unico che ha subito violenza sono io. Qua l'unico che ha subito sono io.
qua l'unico che ha dato e poi ha ricevuto un calcio in culo. La famiglia tua, la tua famiglia, l'indifendibile. La tua famiglia difendendo l'indifendibile. La tua famiglia gli ha fatto pressione psicologica. Io ho dei fogli che gli volevano far firmare di soldi in sospeso che lei non ha firmato. De che cazzo vuoi parlare? Ti faccio vedere, vuoi che ti faccio vedere. Lo sai che tu che me puoi far vedere, tu non me puoi far vedere proprio niente, perché io ci avrei tanto da farti vedere, perché i fogli c'ero io, però non te li faccio vedere, perché tu sei convinto di questo. Va bene, io stavo là dentro e la persona che ha subito questi traumi, la persona che ha subito queste violenze, a me mi scriveva là dentro fino a giugno, a me fino a giugno mi mandava i messaggi con scritto no, ti amo, scusa, ho fatto un casino, come ti posso aiutare? Lei perché ha chiamato mia madre... Amore. Lei quello ha chiamato mia madre sentimento e ha detto e amore quello si chiama quando si ama un testa di cazzo come te si ama quando si come fai a dire amare una persona come me che io mentre stavo in galera lei stava facendo il doppio gioco con la famiglia mentre si andava a scopo all'altra e tu mi stai a dire che lei mi ama a me. Oh, questo si chiama quando si ama una persona. Poi quando si ama una persona non si fa quello che ha fatto. Ho sbagliato a farlo andare in galera, ho sbagliato perché ho fatto questo, perché ha preso le botte, ci sarebbe da dire perché ha preso le botte e hai fatto la cosa giusta, punto e basta, punto e basta. Io a me non me ne frega niente, io mi sono fatto 10 mesi, sono contento, a me non me ne frega niente, il discorso la verità, va bene così. Il discorso è questo, tu io sai quanto possa prendere le parti ai carcerati e tutto quanto, io capisco tutto, non capisco, ma capisci, ma sai che tu non stai proprio a capire qual è la situazione. Non capisco chi picchia le donne, ti hanno arrestato, hai fatto questo reato, ti hanno mandato insieme ai tuoi insieme agli infami e ai maltrattatori di donne, pedofili e quant'altro, eh? Hai fatto 10 mesi, a lì a chi tocca se ingrugna, fratelli, hai fatto il danno lo devi pagare, fratello. Ma tu lo sai perché mi hanno arrestato? Perché ha menato una donna, fratelli. No, a me non mi hanno arrestato perché io ho menato una donna, a me mi hanno arrestato per quello che lei ha dichiarato, per i referti medici finti che ci ha messo. Ma che e cosa? Per il referto finto medico che gli è stato dato. Ma perché tu pensi che lei c'aveva una costola rotta? Tu pensi che lei c'aveva un timpano perforato? Tu pensi che lei c'aveva un trauma cranico? Ma quali sono questi referti finti? Ma dove stanno questi referti finti? E tu non ti preoccupa. Ma dove? Ti sto dicendo pure troppo. Sai che io forse sta diretta, manco la dovevo fa. A me l'avvocato mio mi si è raccomandato che certe cose io manco le posso dire, perché sai che c'è? Le bugie c'hanno le gambe corte, c'hanno il naso lungo e ti dico pure che tutti i nodi vengono al pettine. Io qua non c'ho bisogno di difendermi da nessuno, perché a me pure le donne mi difendono. Solo tu mi stai a dar contro, così a buffo. A me le donne mi hanno scritto, lei si è comportata male contro di te. A me le donne che hanno subito violenze dagli uomini, perché la gente ti difende perché succede sei 17 spesso, succede tutti i giorni. Tu ti chiamavi Antonio Bernabini, non te se curava nessuno. Adesso c'è te qui l'unico che te vuole bene, l'anima degli mortacci tua, me sa che sto io, a brutto infame fragico, a cui la gente te piace parti perché te lecca il culo, a pezzo de merda, io voglio aprire gli occhi de merda. Se tu ti chiamavi Antonio Bernabini, tu avevi 30 anni, lo vuoi capire questo? La gente te lecca il culo, le donne vogliono che te le culi, perché te lecca nel culo, perché sei 17-27, capito? Io te l'ho sempre detto, stai in campana a chi ti scopi, perché queste danno una capocciata e te la collena a te dopo. Stai in campana, qui l'unico che te vuole bene sono io, l'immortacci tua e da chi te sta vicino, hai capito? Vuoi sapere un'altra cosa? Senti questo, senti adesso che ti dico, così no, tu sai tutto, no? Lo sai che cosa ha dichiarato in tribunale lei dopo 7 mesi? Quando è stata interrogata lei, sai che cosa ha dichiarato? Ha dichiarato, tu ti pensi di essere innocente, la gente ti lecca il culo. Io quando ti facevo le storie, no, tu non puoi andare contro a me. Ma che mi ascolti un attimo, ti calmi un attimo, senti a me, lo sai che cosa ha dichiarato lei all'interrogatorio? Quando l'avvocato mio l'ha fatta grollare, gli ha fatto dire tutta la verità. E solo che la verità, sai che cosa ha dichiarato lei insieme al suo avvocato? Lo sai o non lo sai? Che ha dichiarato? Ha dichiarato che io l'ho violentata. Ha dichiarato che io l'ho violentata. Violenza sessuale. Io violenza sessuale a lei. Oh, parliamo sei chiari, oh. Sei tu, io te l'avevo detto.
A questo punto, ma che vuoi che te dico? So più che dite. A questo punto io ti avevo detto, l'unica persona che al mondo insieme alla tua famiglia ti voleva bene, ti dicevo, questa non è la donna che fa per te. O sai che non... c'è voluto te. Va bene, siamo d'accordo. E sai che te dico? A te non ti conviene manco andare a tappiare le parti, perché sai che c'è, magari questa te va a denunciare pure a te. Facesse quello che gli pare. Questa a me mi ha mandato in galera facendosi parte civile. Facesse questa a me mi ha mandato in galera per farmi un'estorsione legale. Facesse quello che gli pare. Agero, io se la tua ex si chiamava Antonietta... Senti, era io so solo una cosa. Io gli andavo le parti lo stesso, capito? Che stavo là dentro, mi sono fatto un mese di isolamento, chiuso come un cane, senza una lira, aspettando che mi dissequestrassero il portafoglio, perché mi hanno sequestrato il portafoglio come arma del reato. Quando mi hanno dissequestrato il portafoglio, io ho fatto uscire le carte di credito. Sai lei che cosa si è fatto? Sapendo che c'era un mutuo da pagare, che era il mio mutuo, della mia casa, sapendo che c'era un avvocato da pagare e sapendo che c'era pure la mia famiglia in gravi difficoltà economiche, lei si è andata a comprare le scarpe di Prada. Si è andata a comprare i trucchi, si è andata a comprare le scarpe, le magliette, è stata a casa mia fino a quando gli conveniva. Quando i soldi sono finiti, Fatalità mi ha mandato un messaggio a giugno, l'email che c'avevo in carcere, no, tutta, io guarda, ho preso la mia direzione, è meglio che non ci sentiamo più. Questo è stato l'ultimo messaggio. Io ce n'ho tanti dei messaggi, di mail, e se te li faccio leggere, tu mi dici questa qua è da Rems, questa qua sta fuori dei capocci. Famo così. Allora, lei no, ha mentito a te. Aspetta, ha mentito a te su di me, ha mentito a me su di te, ha mentito a mia madre su mio padre, ha mentito ci ha messo tutti contro per fare il suo gioco sporco. Adesso io ti dico una cosa, sentimi a me. Lei quando ha fatto i video porno che stanno sui siti, lo sai quanto sono stati pagati? Allora, lei per 2.000 euro, che lei me l'ha detto, per 2.000 euro ha fatto quei video dove tu sei marchiato a fuoco per tutta la vita. Allora sai che ti dico? Una persona che alla sua faccia ci tiene solo 2.000 euro è una persona pronta a mettere zizzagna in una famiglia per un paio e poche migliaia d'euro in più. Capito che sto dicendo io? E non ti preoccupa che sta cosa è uscita pure in tribunale. È uscita pure in tribunale quando la mamma è venuta a parlare. La mamma è venuta a fare la testimonia. C'è stato tutto scritto, è stato tutto verbalizzato. Il giudice gli fa, signora, ma lei quando sua figlia stava con Corredini, che ne pensava di Corredini? No, a me non mi piaceva. Perché? Perché c'è tatuaggi sulla faccia. Ah, ok, signora, ma lei era sempre a contatto con sua figlia? Sì. Sua figlia l'ha mai dichiarato che subiva su violenze da Corredini? No, mai. Ah, e quando c'aveva il figlio a casa? E lei si è mai preoccupata per il figlio? Sì. E ha mai fatto qualche cosa per suo figlio? No. E allora non era preoccupata. Capisci qual è stato l'interrogatorio? Capisci quali sono le prove a mio sfavore? Tu capisci che lei stessa ha cercato di mettere in mezzo quello che veniva fatto sui social con la realtà? Tutte le inscenate fatte sui social, lei ha cercato di riportarle su carta per far sembrare che io fossi davvero stato un tipo violento. Io, per carità, ci ho litigato, gli ho messo le mani addosso, ma non gli ho rotto una costola. Facciamo così. Allora, senti che te dico, visto che c'è una causa in corso, io direi questo. Allora, questa diretta era doverosa oggi. Io direi questo, di non parlare più fino alla fine della causa di questa persona. Perché ti dico questo? Perché a me tu puoi dire quello che ti pare. Il gesto è il gesto quello che conta. Poi dopo quello che è successo, tutto quello che è successo dopo, per me sinceramente lascia, perché io non sono il protagonista ovviamente, e ti dico egoisticamente, lascia il tempo che trova. Quindi secondo me tu hai sbagliato a mettergli le mani addosso. Poi ti dico, da ex amico tuo, io ti dico, aspettiamo che questa causa abbia un finimento, perché sicuramente questa causa prima o poi dovrà finire. Io ti dico che secondo me tu hai pagato quello che lo sbaglio che hai fatto. Tu secondo me, Arge, l'hai pagato. Ma tu lo sai che la mia è stata un'ingiusta detenzione, che io solo per le lesioni non manco un giorno di galera mi sarei fatto.
te l'hanno fatte fare perché sicuramente perché sei tu, perché sei al Genoa, perché bravo. E allora sai io che cosa dico? A sicuramente a chi mi ha arrestato mi sta a guardare, sai che gli dico? Che allora arrestatemi perché sto sul cazzo e perché sono influencer e perché faccio i soldi. Non andate a cercare Maria Peruma, perché gli stessi carabinieri che mi hanno arrestato quest'anno con sta cosa che è stata stramontata, perché da una formica hanno fatto un elefante, mi hanno dato ricettazione, mi hanno dato falsificazione, detenzione di armi, detenzione di droga, contrabbando, e le peggio cose a me mi hanno dato. E poi sono crollate tutte, comprese le accuse che mi hanno messo dentro al carcere. Allora che devo dire? Gli stessi carabinieri che mi hanno arrestato l'anno scorso, che hanno arrestato mia madre, una donna di 50 anni che porella per mantenere la famiglia, ha sempre che pulito le case. È stato fatto un bel pacchetto. Senti Arge, io ti saluto dicendo di questo. Sono felice, ti dico questo sulla vista mia, sono felice di rivederti. Sono felice, secondo me tu lo fai vedere poco, ma sti 10 mesi li hai, io te conosco, cioè a me non mi può nascondere niente. Questi mesi tu li hai sentiti, soprattutto hai visto cose molto brutte che ti hanno segnato e tu dentro quel posto non ci vuoi più tornare. Perciò da ex amico io ti do un consiglio, fai di tutto per non poterci tornare dentro quel posto di merda. Me lo prometti questo? Ma dimmi io che cosa faccio, conosci la mia vita, cosa faccio io per finirla dentro? Purtroppo noi, essendo personaggi borderline, anche un po' per hype, un po' per quello, un po' per quell'altro, dobbiamo sempre stare sul pezzo, argentuosa, meglio di me. E magari sul pezzo non vuol dire necessariamente andare contro la legge e fare reati. Io reati non ne faccio. Fino a prova contraria, io fino a quando sto dietro a sto schermo, io dietro a sto schermo non ho mai fatto reati. E a me mi conoscono solo per dietro allo schermo. Vabbè, io vado a saluto, ciao. Vabbè. Argeri. Niente. Abbiamo parlato di due cose così. E vabbè, a me mi dispiace tutta sta storia. Amico mio, che te saluti, buona vita. Bello, ma. Bello, io. Un bacione. Ciao.